Derby doveva essere e derby è stato. Colore ed entusiasmo sugli spalti, grinta, lotta, emozioni in campo per una sfida attesa in Serie A da 34 anni. Certo, i soliti idioti ci hanno provato a fare il loro audace colpo, questo purtroppo nella peggiore tradizione delle stracittadine, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Le squadre ce l'hanno messa tutta per non deludere le attese, il Padova per far punti prima di tutto e poi per vendicare la sconfitta in Coppa Italia 4-2 su questo campo. Il Vicenza per confermare che su questo campo non ce n'è per nessuno e anche la Fiorentina ne sa qualcosa. L'inizio dei biancorossi padroni di casa si avvicina di più ad una carica di cavalleria che non ad un consueto forcing. La retroguardia biancoscudata, oggi camuffata in blu, non fa in tempo ad organizzare una difesa che il Vicenza ha già posto l'assedio all'area avversaria, andando in gol con uno splendido stacco di Murgita. La festa è grande, ma la foga vicentina non si spegne affatto. Rossi accarezza il palo, poi Briaschi viene fermato con qualche protesta da Giampietro e Bonaiuti nega ad un Murgita non molto pronto la seconda corsa sotto la curva. Credo che nella prima mezz'ora siamo stati eccezionali per ritmo, intensità e occasioni da gol. Lì dovevamo, meritavamo di chiudere la gara. E invece non solo non abbiamo raddoppiato, ma abbiamo subito il pareggio. Eh sì, ancora una volta è il solito vecchio, chi sbaglia paga. Giustiziere di turno Nicola Amoruso che riceve il lungo lancio di Nunziata e addolora Mondini con un pallonetto. Ma alla fine anche la sua gioia si tramuterà in altro. A quanto pare finora i miei due gol non sono serviti a niente, speriamo in futuro servono a qualcosa a darci punti. Intanto però sull'1-1 si sgonfia il Vicenza e cresce il Padova. Risultato, equilibrio perfetto con gioco, occasioni e qualche reclamo. Il Vicenza chiede il fuorigioco di Amoruso e Amoruso chiede il rigore. Nessuno dei due viene accontentato. E scorre via così anche la ripresa. Nel Padova Galderisi rileva l'infortunato Ciocci, con qualcosa di qua e qualcosa di là, ma con molto meno ritmo e poca lucidità. Finché poi a 7 minuti dal termine Viviani ed Otero, subentrati a Rossi e Gasparini, non decidono di premiare le scelte di Guidolin confezionando il gol della vittoria. Sono bravo io, sono bravi i ragazzi che si fanno trovare pronti. Io cerco di predicare che con il fatto di avere tre possibilità di sostituzione chi entra deve essere pronto per cercare di dare qualcosa in più. E al Padova, ancora fermo ad un punto, non resta che leccarsi le ferite, senza vittimismi ma con qualche innegabile rimpianto. Quanto stanno pesando le numerose assenze del Padova, Vlahovic, Gabrielli, oggi Pioli, eccetera? Beh, noi abbiamo avuto anche 12 infortunati, quindi mi sembra che siano state determinanti. Da Vicenza per la Domenica Sportiva, Alessandro Forti.